partito ufficialmente il percorso per la candidatura della città di Rimini a capitale della cultura. Un percorso molto importante, al di là dell'esito che avrà questa candidatura, ovviamente speriamo di potercela fare, ma è per certi versi un po' una presa di coscienza collettiva di quello che Rimini è fino in fondo, perché troppo spesso, anche in un recente passato, Rimini veniva vista anche con un po' di puzza sotto il naso, come una città in fondo fatta solo di spiaggia, di lettini, di ombrelloni. Ovviamente questo ce lo teniamo stretto, è un patrimonio della nostra città, ma Rimini è anche tanto di più. E allora in questa candidatura c'è, ripeto, una presa di coscienza collettiva di quello che Rimini è stata nel passato, che è nel presente e che vogliamo sia soprattutto nel suo futuro. Rimini è una città antica e moderna. È antica perché ha più di 2000 anni, è moderna perché di fatto è rinata con il secondo dopoguerra. Questa città è una città vissuta anche dentro mille contraddizioni, penso alla riminizzazione, al divertimentificio, due neologismi che oggi non rappresentano più questa città. Noi dobbiamo ristabilire un sano equilibrio fra la città, ciò che rappresenta e ciò che vuole realmente essere. Intanto ho tantissimo orgoglio finalmente di presentare una città al mondo con tutta la sua storia di mare, la sua storia di gente, la sua storia di turismo, perché turismo e cultura non c'è differenza. Io credo che la cultura viva di turismo, viva di movimento, e credo che sarà un'opportunità grandissima per ritrovare un'immagine unica di una città. La diocesi è custode di un patrimonio storico, e soprattutto pensiamo alla grande scuola del 300 riminese, dovuta alla presenza di Giotto qui a Rimini, al Rinascimento con la Basilica Cattedrale. Portare dei turisti all'interno di un museo è un modo tangibile e visibile di fare cultura, la cui condivisione non può che arricchire assolutamente questa città.